con questa sconfitta, insomma, una sconfitta diversa da quella con la Reggiana, direi, militare, insomma, giusto anche che la squadra si faccia un po' l'esame di coscienza, insomma, la prova di questa sera è stata davvero brutta. Figlia di che cosa? Ma figlia di niente, figlia del fatto che abbiamo comunque cercato di rimetterla in piedi fino all'ultimo e niente, cercheremo ovviamente di dar di più nelle prossime partite, di essere un po' più solidi e niente, questo. Una sconfitta insomma che segue quella dell'altra, della gara prima della permanenza in casa con la Reggiana, ora siete a 8 punti dal primo posto, ma in questo momento probabilmente guardare alla vetta non è il vostro obiettivo, però insomma questi risultati soprattutto in casa preoccupano, perché due battute d'arresto, c'erano stati due pareggi con la Vispesa, con la Viterbese, le vittorie stentate con l'Ancona e con la Fermana, perché questa squadra soprattutto all'Adriatico trova delle difficoltà? C'è una spiegazione? La spiegazione se la so, non la so io. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, è quello sì di guardare la vetta, è quello di andare in campo tutte le partite come se fosse una battaglia, a cercare di vincere ed è quello che facciamo, non sempre ci riesce nei migliori modi, siamo una squadra forte, siamo una squadra che ha un potenziale altissimo, non ci manca niente rispetto ad altre squadre, anzi. Ci abbiamo tanto ancora da dare, da dimostrare a tutti, e sono eventi spiacevoli questi che succedono a tutte le squadre, succedono alle migliori, purtroppo è un periodo che non ci girano bene le cose, ma sicuramente da parte nostra c'è impegno, c'è voglia, c'è voglia di riscatto dopo queste prestazioni, ma non... Vogliamo vincere ogni partita. Con qualche modulo questa squadra ha avuto leggermente più copertura, però poi si è perso un po' di incisività davanti. Cosa ne pensate? Come il vice di trovato? Guarda, io faccio quello che mi dice di fare il mister e al commento tecnico sicuramente non mi metto in mezzo, ci pensa lui a darvi le sue spiegazioni del fatto. Io faccio quello che mi viene richiesto, cerco di farlo nel migliore dei modi io con i miei compagni.